La transizione ecologica passa per il porto di Vasto. In questi giorni infatti sono terminate le operazioni di transito di 7 impianti eolici completi, un carico costituito da 28 sezioni torri, corredato dalle rispettive nacelle per le turbine, drivetrain e 7 hub, tutti pezzi dal peso singolo di 70 tonnellate, oltre a 21 pale, ognuna della lunghezza di circa 75 metri e un peso di 20 tonnellate. Gli impianti costruiti dalla Nordex, società danese, sono destinati alla realizzazione di un parco eolico nell'Alto Molise. Va ricordato che il porto di Vasto rientra nella rete dei 5 terminal più importanti che la Agalli e Figlio utilizza per la importazione e distribuzione di impianti eolici. Un elemento caratterizzante dello scalo abruzzese, che gli consente di rientrare a pieno titolo tra i programmi di infrastrutturazione previsti dalle linee guida del PNRR. Soddisfazione per il lavoro svolto dall'Agenzia Marittima Vastese è stato espresso dalla committenza che, ancora una volta, ha potuto testare l'affidabilità e la professionalità delle maestranze impegnate nelle varie operazioni di carico e scarico, così come il porto di Vasto si è fatto apprezzare per la buona viabilità di accesso che ha consentito agevolmente il movimento e le manovre ai mezzi speciali impiegati per il trasporto su gomma. La portualità si conferma un tema di estrema importanza e meritevole della giusta attenzione della politica locale e regionale. Lo scalo di Vasto sta dimostrando concretamente e con i numeri tutte le sue potenzialità. È sempre più necessario dare il via al piano dei lavori già programmati e finanziati e al tempo stesso reperire, anche sulla base delle nuove programmazioni finanziarie, le risorse necessarie per ulteriori investimenti. La delocalizzazione delle aziende e il loro consolidamento si combatte anche attraverso la realizzazione di una rete infrastrutturale moderna per una logistica efficiente e competitiva.